per la loro sicurezza. Ma la sicurezza di mettergli il piatto in tavola gliela do io, sempre e soltanto io. E le ferie? Che cazzo sono le ferie? Basta un raffreddore e ti stanno a casa per settimane. Io invece con 39 di febbre sono venuto qua. E per chi l'ho fatto se non per loro? Ah, ma ha ragione l'avvocato, eh? Oggi non bisogna più darsi da fare per gli altri. Ha fatto meglio il piccini. Ha affittato 10 loculi nell'ex fabbrica di Via Rozza. Roba che nessun essere umano ci avrebbe mai messo piede prima. Li ha fatti sistemare dai suoi operai meno peggio e poi ha fatto spargere la voce da un tuo amico che sta a Tirana cercando mano d'opera. Fatti arrivare 15 dalvanesi. Tutti tra 18 e 25 anni, gente che là fa fatica a mangiare e qua può permettersi di fare la vita da una babbo. Anzi, dopo un po' ci porta anche la famiglia se ce l'ha. Gli ha dato gli appartamenti a 450 euro al mese e sta tranquillo che quelli il cazzo non te lo rompono. Ti stanno in dita quando vuole, non c'hanno gli avvocati di merda dietro e ti sono riconoscenti. Perché alla fine del mese mi fai anche ottenere il permesso di soggiorno. Anzi, quelle le paghi anche di meno. Mica come le nostre, che sono in grado anche a fare il doppio lavoro e poi ti vengono in ditta che sono drogate quanto sono cotti. Poi capita un incidente e sono capace di dirti che mancava la graticola di ferro sulla bobinatrice. Oppure se c'hanno proprio sfortuna e se ne vanno al creatore, tu rischi di perdere il sonno anche per 2 o 3 notti. Per tutto il tempo a dimostrare che tu, la coscienza, ce l'hai in regola, Cristo! Guarda come mi torno indietro, era una bobina di anima. Ogni giorno un filo d'amore, ogni giorno quelle ore che mi massacravano. Io ogni giorno non ridevo mai e la sera tornavo così stanca. Mio marito mi guardava, io mi giravo dall'altra parte. Ma il mio grembiule era pieno di rose, erano tutti baci che avrei dato a lui, invece di quello sporco lavoro. Non hanno voluto pagarmi né il grembiule e neanche la vita. Ero una donna che non poteva sognare, una volgare operaia che in un giorno qualsiasi e chissà perché aveva perso di vista il suo grembiule per pensare soltanto a lui, soltanto a lui. Il suo dolore, il suo futuro, i suoi figli,
il travaglio dell'inizio, il suo adesso, come ogni amore, sì. È un giorno dove il sole non muore mai e tu hai lo sguardo tirato e contento allo stesso tempo, dove gli odori restano forti, come l'odore di pesce della trattoria sotto casa, familiare e repellente allo stesso tempo, come l'odore della fabbrica che ti rimane dentro, fin sopra i capelli, dove le mani si sporcano di grasso e non c'è acqua o sapone o diluente che possa ridarle bianche. Se penso al mio primo giorno di lavoro, ci penso esattamente come se rivivessi la nostra prima volta. Anche l'età era più o meno la stessa. 15 anni, gli stessi schiamazzi, le voci degli operai distinte e divise, poi di nuovo insieme, mischiate ai rumori d'intorno, trasportate e annullate da quei rumori. Io e la paura di sbagliare, di non sapere come, cosa e dove. L'orgoglio di esserci e la paura. Correvo su e giù, in lungo e largo, a cercare l'olio di gomito per il capo reparto. Per 2 giorni, col tormento di quell'ordine dentro. E non riuscire, non sapere come fare, non capire. Ma ancora quel fottuto orgoglio di esserci, unito al bisogno di stare lì. Da quando vieni al mondo, ti dicono che per vivere devi lavorare. Nessuno ti insegna esattamente come si fa, ma se non ci riesci, sei un buon a nulla. Col tempo ti accorgi di non poterne farne a meno. Così per ogni donna, anche se fosse e restasse soltanto una. Dalla prima volta che ci fai l'amore, a quando provi a passarci insieme il resto dei tuoi giorni. È stato così tutta la vita, è così ancora oggi. L'amore e l'odio, il rosario di menzogne e di lamentele, le corti, le suppliche e i ricatti, la complicità e l'ansia, la stanchezza e la sfida, il piacere e la noia. Non puoi farne a meno. E non hai tempo per accorgertene. Perché vivi? Come quella volta che trovarono il bicchierino di plastica con il resto del caffè, poco distante dal resto di ciò che rimaneva di te. Al processo lui disse che per prendere quel bicchierino muovesti il braccio sopra la macchina, col grembiule che ti prese in mezzo e ti trascinò dentro fino a farti scomparire. Per un caffè, disse. E tutto finì lì. Nessuno chiese se qualcuno avesse visto. Forse perché tutti volevano continuare ad essere nessuno. E cioè a vivere. Come sto vivendo ora io con te, amore mio. E ti prendo per mano. E ci passiamo il sabato pomeriggio all'ipermercato a fare le spese per la casa. E la sera davanti alla TV, con il programma della Carlucci che ti piace tanto. Con l'estate che si avvicina e quelle 2 settimane alla pensione d'ora a Milano Marittima. Ma se ci va bene, quest'anno ti porto fuori. Magari in Spagna. Sì, che ne dici? Ti piacerebbe la Spagna? La corrida ed il riso con il pesce, come lo hai mangiato quella volta alla festa dell'unità. E poi a ballare, sì, proprio a ballare andiamo. Come non l'abbiamo mai fatto! Sai, in fondo non lo odio il tuo capo, quello del caffè. Non devi neanche aver sofferto. È successo tutto in un attimo. E poi, se non fosse mai accaduto, mi sono mai sentito prima d'oggi così vicino a te. Non abbiamo mai avuto tutto questo tempo per pensare, per parlare, per tornare indietro con la memoria, persino per fare progetti. Certo, quello che soffre di più è il nostro figlio, ma in fondo abbiamo sempre pensato a lui. È ora di prenderci del tempo per noi, solo per noi due. E lui crede.
piacerà. Ti porto fuori, Sara. Facciamo tutto quello che non abbiamo mai fatto fino ad oggi. Anche a costo di prendere i soldi a strozzo. Perché viviamo finalmente. Viviamo anche noi come tutti gli altri. Come ogni amore che non ha più adesso. Una volgare operaia che in un giorno qualsiasi e chissà perché aveva perso di vista il suo grembiule per pensare soltanto a lui. Resiste ad ogni stagione, così a forza i nuovi mani di vernice conta gli anni, li conta senza invecchiare. E altro legno sulla battigia, radici, assi di piccole barche e telaie di uno straio. Se avessi abitato in un posto di mare,
Ogni domenica sarei andato a raccoglierlo. Avrei riempito la macchina. Ne avrei fatto degli animali, dei profili umani, dei fiori lunari. I miei hanno sempre cercato di insegnarci ad essere onesti. Ci dicevano sempre che per vivere bene dovevamo guadagnarci il pane e non sputare mai nel piatto che avevamo sul tavolo, perché quel piatto era frutto di tante fatiche, non solo della nostra. Nostro padre c'è morto dentro quel piatto e Antonio ha raccolto il suo testimone. Nella schiena. Dalla schiena fino al petto. Come se avessi un gran peso qui sul petto. Un respiro che mi si strozza dentro. Il medico dice che è colpa dei solventi, delle vernici che ho tirato su dal naso, in falegnameria, in tutti questi anni, e che si sono mischiate al sangue. Dice che non gli piace per niente. Ieri mattina ho vomitato. Mi succede spesso ultimamente, a stomaco vuoto, appena alzato, catarro insieme ad un liquido giallo. C'era anche un filo di sangue. Il medico dice che non gli piace proprio per niente. Nostra madre è stata sempre una donna di poche parole. Si preoccupava soprattutto di fare salti mortali per non farci mancare nulla, o perlomeno il meno possibile. Quando Antonio andò a lavorare da suo padre, 2 giorni dopo il funerale del suo uomo, nostra madre era già al lavoro in una camiceria del paese. Ci stava 10 ore al giorno, in nero. A me lasciò i lavori di casa e il pranzo da preparare ai miei fratelli. Non volle niente dal padrone che lo offrì in assegno. Anzi, se ricordo bene, fu ragioniero a venire a casa. E a dire che il signor Torri, oltre ad aver assunto Antonio, voleva darci una mano perché papà si era sempre comportato bene al lavoro. Non prese una lira nostra madre, ma non disse mai neanche una parola su quello che era successo. Continuava a ripeterci di avere rispetto per ciò che gli altri avevano fatto per noi, di non giudicare mai. Questo è quello che sto cercando di insegnare ai miei figli. Lo stesso ha cercato di fare Antonio. Da allora, da quando è morto papà, sono passati tanti anni. Mi fa solo rabbia, la paura che Antonio non abbia più tempo. Ma in fondo, oggi sono in tanti a non avere più tempo. Tutti non hanno più tempo per nessuno, nemmeno per se stessi. E tanti non se ne accorgono neppure. Forse perché è il tempo per primo non avere rispetto di sé. È un'entità strana il tempo. In fondo sei tu che puoi guidarlo sulla giusta strada, che puoi imporre di dargli dei ritmi, ma alla fine è sempre lui a dire l'ultima parola.